Bella ragazzi, benvenuti in un nuovo tutorial. Vedete qua, c'è del basilico, vi insegnerò a preparare il pesto tradizionale genovese al mortaio. Partiamo! Primo consiglio, come utilizzare bene il mortaio e il pestello. Il pestello si usa in due modi. Per pestare gli ingredienti tipo l'aglio, il sale, i pinoli e poi si può roteare sulle pareti del mortaio per strappare le foglie di basilico. Sembra una banalità, ma è molto importante. Consiglio numero 2. Pestate all'inizio aglio, pinoli e sale grosso e poi li togliete dal mortaio. Quindi pestate le foglie da sole. Questo vi permetterà di avere un mortaio molto meno affollato e faciliterà parecchio l'operazione. Consiglio numero 3. Le foglie di basilico sono molto delicate. Se fate questo lavoro si ossidano, quindi vanno fatte roteare sulle pareti per strapparle leggermente. Più le farete strappare, più avrete un pesto liscio. Meno lo farete, più sarà grossolano. Questo in base al vostro gusto. Qua ragazzi, il nostro pesto alla genovese è venuto molto bene. Allora, se vi piace potete per esempio aggiungerci un po' di pepe, se vi piace meno il sapore dell'aglio sbollentatelo prima così sarà meno intenso e in generale questi sono i consigli per ottenere un ottimo pesto. Se ragazzi non avete il mortaio o non avete voglia di farlo al mortaio, tutti gli ingredienti in un mixer con un cubetto di ghiaccio, così si ossiderà meno. Ragazzi, io vi aspetto al prossimo tutorial.